Come si spiega Nabil, la rabbia di Nabil nei confronti non solo della compagna, ma anche dei figli e della madre della compagna? Quando si perde la testa, credo che uno che perde la testa col coltello in mano non è che sta a chiedere la carta di identità o no, cioè è un momento in cui io penso che si perda il lume della ragione, quindi bassa quella voce. Simonetta, le hai mai parlato dei No, problemi che parlava aveva la con mia, famiglia? no, ripeto, parlava con mia moglie. Mia moglie aveva tentato in questi ultimi tempi di dirle vieni fuori con noi, andiamo a mangiare qualcosa insieme, ma lei diceva no, c'ho mio padre da accudire, c'ho un padre no, più, ultra novantenne e si rifiutava perché anche mia moglie si rendeva conto che era in cattive condizioni, ma era una vita che poveretta lei subiva e non si meritava. Buonasera e ben ritrovati dalla pressa. Una terribile giornata, quella che si conclude oggi a Sassuolo, segnata da una incredibile tragedia, quella successa qui in via Manin, praticamente alle porte del centro di Sassuolo. Un uomo di 38 anni ha sterminato, è il caso di dirlo, la propria famiglia, uccidendo i suoi due figli di 2 e 5 anni con un coltello, presumibilmente, poi ha ucciso anche la moglie Elisa Mulas e la suocera, proprietaria della casa in cui si trovavano. La suocera di 64 anni è Simonetta Fontana. No, vieni fuori, ti Sì, siedi, vieni. bravo. Così giro, sono Johnny, vieni. Vediamo adesso, ancora siamo nelle fasi che purtroppo riguardano il recupero dei corpi delle persone uccise, dei due bambini, delle due donne e poi anche dell'uomo, 38 anni, che si è tolto la vita al termine della strage. Quindi sono 5 le vittime di questo tragico fatto di cronaca che si è verificato nel pomeriggio. I fatti riguardano la situazione molto particolare che ormai si viveva nella famiglia. I due si erano lasciati, Elisa Mulas si era staccata dal marito ed era venuta ad abitare nella casa da pochissimo tempo, nella casa di sua madre, cui l'uomo le ha raggiunte e ha deciso di farla finita per sé e per loro, sterminandoli con un coltello, uccidendo i bambini di 2 e 5 anni e le due donne, madre e figlia. Simonetta Fontana, di 64 anni, ed Elisa Mulas, di 40. In quel momento non era presente in casa, ancora a scuola, invece la figlia di 15 anni, avuta da Elisa Mulas da un precedente matrimonio, quindi non figlia naturale dell'omicida. In quel momento non era in casa ed è stato proprio il mancato ritorno casa della figlia sembra aver scatenato un po' il contatto diretto con la famiglia e in quel momento, visto che nessuno rispondeva, ci si è accorti che il silenzio di quell'appartamento era dovuto a quella strage, quella strage che era appena stata compiuta, una strage che ha lasciato sgomenta l'intera città. Non ci sono dichiarazioni ufficiali da parte delle istituzioni, ma queste le lasceranno tutta la giornata
di domani, però i fatti sono tragicamente stati resi noti con tanto di nomi e cognomi. Abbiamo raccolto anche alcune dichiarazioni. Vediamo che a quest'ora, a diverse ore dall'omicidio, ci sono molte persone che sono accorse qua, molte le conoscevano. Lui, l'omicida, lavorava in un supermercato e più volte almeno raccontano i diretti conoscenti e amici delle due donne che da un lato si trattava di una persona che svolgeva tranquillamente il proprio lavoro, ma da chi li conosceva direttamente c'era un po' la preoccupazione per atteggiamenti che in certi frangenti potevano essere preoccupanti per la vittima, la madre.